Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qui. Eccoci. Nuova settimana, nuova live. Questa settimana non ci facciamo mancare nulla, anche perché siamo reduci da 3 giorni di Delphi Day. In realtà poi 3 giorni no, perché io gli altri giorni ho lavorato, quindi la conferenza l'ho potuta seguire solo un po' da lontano, ma purtroppo non ho avuto modo di seguirla come avrei voluto, però sentendola in sottofondo qualcosa ho capito, e poi oggi è toccata a me, e quindi oggi doppio appuntamento con le webcam, conferenza di giorno e live di sera, quindi però così non ci facciamo mancare nulla, appunto. Come va? Tutto bene? E intanto proseguiamo la nostra avventura alla scoperta dei meandri di Python. Poi in realtà la vera problematica si fa per dire, che stiamo andando incontro al periodo estivo, quindi più persone ovviamente alla sera magari preferiscono magari farsi giustamente un giro all'aria aperta, soprattutto dopo una giornata passata a lavorare e quindi lo posso capire perfettamente, alla perfezione, e anzi ci sta proprio tutto. Però così, per chi c'è e per chi si annoia, lo facciamo annoiare ancora di più sviluppando, programmando e quindi vedendo la cosa riguardo la programmazione. Sono un po' orientato male perché sono ancora impostato da conferenza dove ho invertito gli schermi, quindi sto cercando di capire dove guardare. Dunque, questa è la terza serata che facciamo su Python. Abbiamo praticamente iniziato guardando proprio un'introduzione sia al linguaggio sia a un tool di sviluppo, un editor più che altro, un ambiente che è integrato, che ci consente di scrivere il codice e anche mandarlo in esecuzione. Poi abbiamo iniziato a guardare un po' le stringhe, la formattazione. La volta scorsa ci siamo divertiti a, come si dice sempre a Bologna, pistolare con le liste. Abbiamo creato liste di stringhe, liste di numeri, abbiamo fatto gli ordinamenti, abbiamo fatto inserimenti, cancellazioni, accesso con l'indice, abbiamo fatto praticamente quasi tutto quello che con le liste si poteva fare, creazione di liste da zero, gradualmente inserendo gli elementi. Quindi per chi si è perso la live, c'è la replica ancora qui su Twitch nel caso fosse interessato, oppure lancio il comando YouTube, dove cerco sempre di caricare un po' le repliche in modo che rimangano, togliendo magari ovviamente il superfluo, cioè l'inizio con la rovescia, che serve più che altro qui per prepararci. Ma mi viene in mente che non ho scritto nulla su Telegram riguardo la live di questa sera, quindi metto il link anche al canale Telegram. E questo è dopo che la settimana scorsa ho detto mi raccomando, perché lì è la vera fonte di verità, quello è dove metto tutte le live. Non ho fatto post, non ho aggiornato qui gli argomenti della live, quindi non ho messo nulla sui social, però diciamo non volevo sottrarre in verità la rilevanza alla conferenza al Delphi Day e anche soprattutto alla mia sessione al Delphi Day, che secondo me era una cosa interessante, quindi ho lasciato che quello poi questa settimana fosse il post più rilevante. Sperando che sia andata bene, perché come al solito faccio la partenza
blanda come se avessi a disposizione un tempo infinito, poi stringi, stringi, inizi a correre, ti accorgi che devi ancora far vedere un sacco di cose, oppure ne hai messe troppe al fuoco da far vedere, quindi diventa un po' dura starci dietro. Comunque adesso appena disponibili verranno messe anche quelle su YouTube, per chi l'ha seguita, spero sia stato interessante. Si è parlato di Prometheus, di Grafana, molto poco in realtà di Grafana, che meriterebbe di più, però è talmente intuitivo che valeva la pena. Praticamente si autospiegava, mentre su Prometheus c'era bisogno di fare un po' un cappello introduttivo. Comunque, sono client Delphi in costruzione, adesso metterò anche su GitHub, così magari qualcuno può dare una mano. Mi mancano un paio di metriche più un paio di cose, ma vorrei rifarlo con anche più che altro guidato da unit test, e quindi avere anche quella parte per riuscire a verificare anche che funzioni col multithreading, perché questo dovrebbe far parte dei requisiti, e quindi, come dire, sono un po' di cose da verificare, però magari vale la pena come progetto open source portarlo avanti. Ma stasera niente, niente Delphi, stasera parliamo di Python, appunto, quindi io direi di iniziare a lavorarci. Tra l'altro sto vedendo che oggi sono collegato con un cavo di rete che mi sono preso, molto lungo, e vedo effettivamente che è molto più stabile rispetto al wifi, quindi ha proprio ragione chi sostiene che per avere una, o almeno visto che le altre volte c'erano qualche volta dei mancamenti, e invece stasera mi sembra più regolare. Allora, cambiamo videata, così abbiamo, tac, abbiamo a disposizione, a parte la mia testa, che secondo me andrebbe anche un po' ridimensionata, perché è un po' grossa, non la realtà, ma nel riquadrino. Adesso lo faccio subito, anche perché è più rilevante quello che c'è sullo schermo che non sulla mia testa, e quindi anche il login ci vuole, perché la mia effigie, che sembra Troy McClure, vorrei mica rinunciarci. Abbiamo già l'IDE pronto per nuovi fantastici esperimenti. No, mi è venuto in mente che, ripensando un po' a quello che abbiamo visto nelle live scorse, quindi qua c'è l'interprete che è pronto all'uso, non abbiamo praticamente scritto, abbiamo scritto zero codice strutturato, cioè non ci siamo praticamente preoccupati di fare quantomeno un blocco di più di un'istruzione. Abbiamo fatto delle grand print, poi in realtà, giustamente, nel senso che quello che noi abbiamo fatto è appunto vedere le caratteristiche del linguaggio. Secondo me abbiamo visto anche delle cose molto interessanti, che quindi fanno vedere anche quanto si rischia si possa fare senza appunto iniziare a scrivere codice strutturato, a fare cicli addirittura, quindi tra ordinamenti, rovesciamenti, abbiamo fatto un sacco di cose. Stasera direi può essere il caso di iniziare a vedere come dire, qualche costrutto di codice un pochino più complesso da scrivere. Oddio, sempre nei limiti da valutare. Quindi ho notato che si è spenta la musichetta, adesso la facciamo ripartire, che ci accompagna, non troppo alta possibilmente, che poi mi distrae. Quindi riproseguiamo e iniziamo a vedere. Ad esempio, che cosa potremmo vedere? Vediamo un po' i cicli. Potremmo iniziare a vedere dei cicli for, ovvero, siccome abbiamo avuto delle liste, iniziare a stampare magari degli elementi da una lista e vedere questo genere di interazione. Allora, forse un po' alta la musica.
Poi dico sempre così, ma poi non la sento più nel quando riascolto la registrazione, ma tant'è. Facciamo così e siamo già a posto. Quindi iniziamo a scrivere del codice, nuovo Python module. Cancelliamo un po' tutto ciò che abbiamo di superfluo e iniziamo a scrivere un pochino di codice. Ad esempio, a vedere come è possibile fare un ciclo for. In realtà è una cosa banalissima. Allora, facciamo come abbiamo fatto la volta scorsa, ovvero iniziamo magari come dire, dalla creazione di una lista, così abbiamo qualcosa con cui poter lavorare. Quindi qui creiamoci una nuova lista che chiamerò non Wizards, ma Wizards. Ok, quindi lista, sì, punto e virgola, il punto e virgola. Allora, facciamo un'altra cartella. E questa come la potremmo chiamare? La potremmo chiamare Mordeta. Mordata structures, strutture dati, questo lo chiamo proprio 01 for, così vediamo, lo usiamo per vedere appunto il ciclo for. Creiamo una lista di maghi, insomma, ci mettiamo i maghi di Hogwarts, via, così. Silente, Dumbledore sarebbe in inglese, Piton, Severus Snape, Sirius e poi ci mettiamo Bellatrix, che spero si scriva così. Vabbè, una lista vale l'altra, quindi era per non tirare in ballo sempre le pizze. Come si scrivono delle righe strutturate in Python? Python ha un cioè io lo ammiro per questo. Ah, buonasera Volpe, quindi ti chiamo Volpe perché così. A me nei canali che solito quando approdo mi faccio vedere, mi chiamano Compila e quindi mi abbreviano e quindi ci chiameremo Volpe, Valerio, ci diamo i nomi abbreviati. Comunque, ben arrivato. Tanto abbiamo proprio appena iniziato, quindi a parte. Finito un'ora fa una lezione di Python e ora ripassiamo, cioè fate la giornata full time proprio. Andate a letto che avete gli incubi di insognate Python. Ok, quindi avete gli incubi quindi fare un ciclo for, quindi le strutture, come dire, che hanno più di una riga vanno ovviamente inseriti in un blocco. La cosa bella di Python è che non ci sono parole chiave se non un due punti e l'indentazione. Siccome l'indentazione è un elemento, come dire, Volpe perfetto, ok? Sì, ci ho pensato dopo, poteva anche essere una, cioè dalle mie parti quando dicono sei una Volpe, in realtà di solito si sta indicando l'opposto, quindi non era forse bellissimo, però. Dicevo, si mettono i due punti, si mette l'indentazione, la cosa che secondo me rende questo linguaggio anche un po' ostico, magari per chi inizia, è che usando l'indentazione chi non ci è abituato, intanto ci si abitua, perché comunque qui fa parte della sintassi, ma dove non fa parte della sintassi, indentare il codice soprattutto correttamente non è, cioè, come dire, dovrebbe essere una buona prassi, quantomeno, essendo che poi il codice lo scriviamo finché sia leggibile da noi e non dalla macchina che non ha bisogno dei ritorni a capo degli spazi, salvo in Python dove ovviamente fa parte della sintassi. Il fatto che qui sia imposto, beh, ogni tanto crea qualche mal di pancia perché c'è la questione di spazi, tabulazioni, eccetera, però come dire, dà un vantaggio in più perché quantomeno il codice rimane ordinato. Per forza, oddio, si può scrivere ovviamente codice leggibile anche in Python, però quantomeno la struttura dalla struttura non è
non è possibile scappare, potremmo dire. Ecco, questo è quello che intendevo dire. Quindi, come prima struttura potremmo provare a fare un banalissimo ciclo for. Ciclo for ancora più banale, nel senso che trattandosi di una lista, avendo a che fare con una lista, possiamo ciclare gli elementi che ci sono all'interno, addirittura senza usare gli indici, come poi in realtà ormai è possibile ed è accessibile in quasi la maggior parte di tutta la maggior parte dei linguaggi. Quindi, ovvero, vogliamo, non so, stampare uno per uno i nostri maghi, possiamo usare il costrutto for in, quindi for usiamo with in wizards. Ok, quindi questo è il nostro ciclo for che tratta ovviamente la lista come qualcosa di numerabile, ed effettivamente lo è perché è un insieme di elementi. Prende il primo elemento, il secondo elemento, quindi di volta in volta la variabile with diventa la nostra stringa e ci possiamo fare quello che vogliamo. Per creare un blocco di codice bisogna mettere i due punti e successivamente andare a capo. Vedete che l'editor mi ha già posizionato con un'indentazione più avanti, quindi mi ha già messo sotto il blocco. L'interprete di Python, tra l'altro, si accorge di questa cosa e quindi la prima riga che noi adesso dobbiamo per forza scrivere deve stare per forza al di sotto di questo blocco. Non è possibile fare questo ciclo e poi, ad esempio, mettere un print all'inizio. Ok, perché in questo caso se noi ci proviamo e proviamoci, vediamo cosa ci dice, ci darà, presume, un errore di sintassi. Questo perché i due punti dà, come dire, l'avvio a un blocco di codice che ci deve essere indentato, quindi non possiamo lasciarlo vuoto. In Pascal scriveremmo begin end, in C Sharp potremmo mettere, o in JavaScript, una parentesi graffa, un'aperta e una chiusa. Qui, quando noi andiamo a capo, dobbiamo per forza mettere quantomeno un'istruzione. Se non vogliamo fare nulla, abbiamo un'istruzione apposta che si chiama pass, che è una keyword che sta a indicare che passiamo oltre, cioè non facciamo nulla. Però questa è quantomeno obbligatoria, altrimenti non. L'interprete ovviamente ci dà un errore di sintassi. Se noi lanciamo questo programma, vedete, io lo lancio, non stampa nulla perché l'effetto, cioè fa una print, ma non stampa nulla, cicla, ma con ciascuno di questi elementi lui non fa non, di fatto nulla. Quindi, però è giusto per far capire che da questo momento in poi tutte le eventuali istruzioni che mettiamo di seguito, ok, faranno parte del blocco se noi le indentiamo. Se noi invece togliamo l'indentazione e le scriviamo come questa print al primo livello, siamo all'esterno di quel blocco. Quindi qui abbiamo aggiunto al blocco due istruzioni. Questa, se sta qui sotto, fa parte del blocco, se sta all'inizio è fuori dal blocco, quindi questo è ciò che per Python determina l'appartenenza o meno al blocco di istruzioni, con la particolarità ovviamente che almeno una ci deve essere, quindi questo non possiamo scriverlo se non incappare in errore, almeno un'istruzione dobbiamo metterla. Poi quella sotto può proseguire allo stesso livello oppure al livello superiore. Questo, come dire, l'occhio nel momento in cui guarda il codice, vede l'indentazione, capisce automaticamente quali istruzioni facciano parte del ciclo e l'interprete pure, nel senso che anche l'interprete si basa su questa cosa. Però da notare che non ci sono parole chiave al netto dei due punti per iniziare o finire un blocco, al punto tale che siccome la prima istruzione deve essere presente, se noi vogliamo lasciare un blocco vuoto, dobbiamo comunque mettere un'istruzione, ci mettiamo questo pass magari, e poi a quel punto possiamo uscire dal blocco e quindi qui dentro almeno una cosa dobbiamo scriverla. Chiaro che qui l'obiettivo non è scrivere pass, ma è scriverci print with.
In questo modo, ok, possiamo fare questa prova, ad esempio, stampare with, stampare tre lineette, ok, se noi scriviamo qualcosa del genere, lanciamo, qua sotto vedete che ci troviamo i nostri maghetti, quindi lui esegue silente, trattino, i trattini, Python trattini, Sirius trattini, e poi termina il programma. Aggiungiamoci anche un'altra cosa, così quindi la parola fine. Lo spazio non è significativo, quello che è significativo è che se questa sta a questo livello, ok, è fuori dal ciclo, altrimenti è dentro al ciclo. Ovviamente una volta che mettiamo un'istruzione fuori dal ciclo non possiamo metterla successiva all'interno, cioè dobbiamo mantenere la nostra struttura, questo è. Quindi ce lo mandiamo in run, troviamo che lui stampa tutti i nomi e poi scrive, aggiungiamoci questo sempre come finezza, scrive i nomi, mette i trattini, poi scrive fine. Ok, questo è quello che va a produrre il programma. Almeno un'istruzione questa ce l'ho, se questa la sposto all'inizio e rilancio il programma, cosa ottengo? Ottengo i nomi dei maghi. E il trattino è fine, cioè questi due ovviamente sono allo stesso livello e solo questa fa parte del blocco. Se sposto anche questa, l'interprete ci dà l'errore di sintassi perché almeno un'istruzione nel blocco la dobbiamo mettere. Quindi, se quella dopo prosegue allo stesso livello, sono tutte parti del blocco. Se torna al livello superiore, poi perché noi possiamo avere diverse indentazioni, diverse strutture che vanno sempre più all'interno, magari un ciclo annidato, oppure tra un po' inizieremo ad avere magari degli if, degli else, inizieremo ad avere un sacco di queste cose. È chiaro che così in questo modo cambiamo praticamente la struttura del nostro codice. E basta, nel senso che la programmazione qui strutturata si è fatta, cioè per essere più leggibile. Io lascio qui un ritorno a capo, ma quello che, ripeto, fa la struttura è il fatto che questa torni al livello di wizard, ad esempio. Quindi il for parte, queste istruzioni sono dentro il ciclo e qui torniamo fuori. C'è chi piace, c'è chi no, come tutte le cose in questo caso. Come dire, siamo. Questo è il modo di fare i blocchi all'interno di Python in generale. Quindi molto 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 semplice. Per vedere un altro po' di cose, sempre con i cicli, quindi questo l'abbiamo visto un attimo perché effettivamente non avevamo ancora parlato. L'intenzione era poi quella di andare a vedere come funzionano altre strutture dati. Di Python tipo i range o comunque lavorare in questo caso sempre con le liste. Abbiamo usato le liste, quindi abbiamo fatto delle operazioni cumulative. Questo è, come dire, in un certo senso la possibilità di agire su un elemento alla volta della nostra lista. Andiamo a questo punto a sperimentare un pochino di altre cose, ovvero allora le sorte le abbiamo fatte. Nel caso ad esempio che si voglia produrre, quindi creiamo un altro modulo, questo lasciamolo qui, tolgo il codice in eccesso, ok. La cosa che volevo vedere ora è un'altra funzionalità di Python che sono i range. Più che funzionalità, è una funzione. In Python è possibile creare dei range che sono in realtà come degli oggetti, sono degli iterabili che ci danno una sequenza di valori da un minimo a un massimo con degli step per poter fare, non so, dei cicli o generare anche delle sequenze, quindi lavorare con un insieme di numeri in questo caso, che potrebbero finire in una lista o ovunque vogliamo.
Se vogliamo creare una lista di numeri, potremmo fare ad esempio da 1 a 10, potremmo fare una cosa del genere. 5, 6, 7, 8, 9. Facciamo da 0 a 10 senza il 10 così. Questo è il modo che questa è la nostra lista di numeri, quindi numbers. Che possiamo tranquillamente anche stampare. Vediamo, c'è modo di mettere quello interno, forse un po' più veloce anche se deprecato. Internal Python Engine, sì, che è un pochino più svelto, perché non che sia lento, generalmente è veloce, però quando sono nella live c'ha questo effetto di latenza che lascia un po' di come dire. Non so per quale motivo è un pochino più lento e quindi fa un po' fatica. Ok, stavamo dicendo, abbiamo la nostra lista, ok. Quindi che ci andiamo a fare con la nostra lista? Un'alternativa per generare la stessa sequenza di numeri è usare ad esempio il range. Non posso chiamarlo range, quindi adesso lo chiamo number range. Abbiamo questa funzione range, ad esempio di 5, che vediamo cosa ci va. Proviamolo sempre con number range, col print, così siamo sicuri di quello che vediamo. È una funzione che ci dà degli interi, però se lo andiamo a stampare ci scrive, sembra più fare un toString dell'oggetto, cioè ci scrive range 0,5. Se lo 0 non gliel'ho indicato, ma probabilmente è implicito, non ha stampato esattamente quello che volevamo. Ma questo perché questa funzione non produce i valori in sé, ma produce un oggetto che potenzialmente in grado di estrarre questi valori una volta che gli vengono richiesti. Come facciamo a estrarre i valori dal range in sé? Con un ciclo, ad esempio, cioè potremmo dire facciamo for n in number range, ok, e andiamo a capo e facciamo un print n, ad esempio. Questo può essere un primo modo. Se adesso vado a eseguire il codice, vedete che qui stavolta ha stampato le cifre 0, 1, 2, 3, 4, quindi ha prodotto il, come dire, il suo range. Oppure, come abbiamo già visto in realtà la volta scorsa, c'è una funzione molto comoda che è list, che noi abbiamo usato per clonare una lista, ma in realtà all'interno accetta qualsiasi sequenza, per così dire, quindi vuol dire che qualunque cosa possa essere numerata, gli elementi vengono presi e finiscono in una lista. Quindi se noi creiamo qualcosa del tipo scusa, number list di range di anzi, il range l'ho già creato, facciamo lista di number range e poi stampiamo number list, ok, che cosa succede? Ecco qua, vedete che number list, come vediamo qui sotto, diventa una lista dei valori. I valori che il range produce vengono usati per essere messi all'interno della lista e poi viene stampata la lista. Quindi questo range non è di per sé i suoi valori, ma è un generatore di questi valori per poter avere i valori veri e propri. Quindi se noi facciamo un range che va fino a 1 milione, non stiamo allocando spazio per 1 milione di numeri, però potremmo decidere di tirarli fuori una alla volta e farci qualcosa. Ad esempio in un ciclo for, e a quel punto potremmo ad esempio sommarli, quindi potremmo avere un range che arriva fino a 1 milione, ci dà via via ogni volta il numero crescente, potremmo sommarlo a un valore cumulativo e alla fine stampare il risultato. Quindi non è che in memoria va a creare un array
con quegli elementi, con quei numeri, ma semplicemente diventa un generatore che poi può essere usato, ad esempio, con list, però è chiaro che se passiamo a list un range di 1 milione, a quel punto otteniamo una lista di 1 milione di numeri, quindi funziona solo con i numeri? Direi di sì, perché comunque il range è un generatore di range, appunto, quindi produce, almeno in questo caso, una sequenza. Qua abbiamo come sempre l'help provvidenziale, cioè lavorando con i numeri direi di sì, perché non saprei che altro fargli produrre. È un tipo di variabile, beh, di per sé è un oggetto che ha la particolarità di mettersi in attesa e di dire: ok, nel momento in cui mi chiedi un elemento, io ti do il primo, ti do il secondo, ti do il terzo, quando ti ho dato l'ultimo, mi fermo. Quindi questo è un po' è un enumerativo. Gli enumerativi in tutti i linguaggi sono oggetti che sono in grado di produrre, di restituire un elemento alla volta partendo da un elemento iniziale e a un certo punto di dire basta, ho finito. Molto spesso vengono usati in espressioni lambda o in logiche che coinvolgono delle funzioni che sono in grado di estrarre da questi enumerativi altri enumerativi. Cioè, il concetto è sempre di elaborare dei valori in una catena dove i valori entrano. In questo caso vengono generati ed escono magari con un filtro o con una moltiplicazione, una trasformazione o qualcosa del genere, un ordinamento. Quindi grazie per il follow Alex5 e benvenuto nel caso. Quindi questo è un po' il concetto. Quindi il range non crea questo array, ma semplicemente ha un metodo dove io gli dico next e lui mi dice true, c'è un valore, oppure false, non ne ho più. Se mi dice true, leggo il valore, è il valore 0. Se faccio next e mi dice true, leggo il valore ed è 1. Leggo, 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 a un certo punto, quando è arrivato a 4, quando faccio next e mi dice false, cioè ho finito, a quel punto mi fermo. Dei valori che ho estratto, uno alla volta, posso ovviamente elaborarli singolarmente oppure andarli a accumulare dentro una lista, come ho fatto con il metodo list. Il metodo list fa proprio questo. E qui c'è la guida, quindi c'è scritto tutto. Questo ovviamente è il più semplice, che ha uno step di 1, ma leggevo prima lì nella guida che è indicato che c'è anche la possibilità di dirgli: ah, chiaramente poi io qui sto usando questa funzione e sto mettendo qui dentro il riferimento all'oggetto range che produce questi valori, quindi sto memorizzando un riferimento e lo sto utilizzando 2 volte, perché se faccio un print stampa il tipo di leggevo ciao, sto lavorando al generatore di password, posso dirti il mio problema che non c'entra nulla con questo puoi provare però magari lo usiamo come esercizio quando avremo qualcosa di. Beh, potrebbe essere interessante comunque fare un generatore di password, perché potremmo usare appunto un range per dire estraiamo n caratteri, quindi ci potremmo anche pensare di usarlo come esercizio. Poi qui stiamo affrontando proprio le basi e quindi siamo proprio sul. Quindi se è un problema molto specifico, diciamo, possiamo magari vedere, però potrei suggerire tranquillamente un forum dove sicuramente c'è chi è disposto a dare una mano, quindi nel senso, cioè, anche io, però magari è il luogo più adatto per, come dire, affrontare il problema, vedere il codice, così, quindi qui diventa un po' più complicato in mezzo a una live, però. Non è per rimbalzarti, anzi, però così suggerisco un modo più efficace. Quindi dicevo, qui abbiamo creato questo range. In questa stampa
facendo una stampa diretta dell'oggetto, lui cosa fa? Stampa, diciamo, una rappresentazione di stringa di quello che è l'oggetto, cioè lui mi dice: vuoi stampare il range? Questo è un range che va da 0, da 0 a 5, 5 escluso. Se tu ci fai sopra un ciclo for, allora è diverso perché inizia a estrarre i numeri e stampi un numero alla volta. Se me lo passi a list, allora i numeri vengono passati alla lista che ci costruisce una lista. Quindi, cioè, questo oggetto che sta in questa variabile esiste, ma è un generatore di numeri, non sono i numeri in sé. I numeri in sé li utilizziamo in questo frangente e facendo la lista. Questo per chiarire appunto il fatto che qui dentro c'è riferimento a un oggetto che è sempre uno, è sempre lo stesso e viene utilizzato 3 volte per fargli generare questi numeri partendo dal primo fino alla fine. Quindi qui non abbiamo dato un inizio, vuol dire partiamo da 0, il 5 escluso, quindi fa 0, 1, 2, 3, 4. Però volendo possiamo dargli anche, quindi possiamo intanto evitare di assegnare una variabile e usarlo anche direttamente, cioè potremmo anche dire crea un range che va da, questa volta facciamo 2,5, ok, e lo passo direttamente, lo metto direttamente in un ciclo for con, ma usiamo sempre n che va benissimo, con n che assume via via i numeri che questo range produce. Stavolta ci sono due parametri, quindi il primo è lo start, quindi partiremo da 2, arriveremo a 3, a 4, arrivati a 5 stoppiamo e il 5 lo escludiamo, quindi proviamo a vedere cosa esce fuori. Ok, qui magari ci starebbe bene un'intestazione, se no. Così sappiamo che diavolo è. Number list ce l'ha già. Questo è il nostro number range, che così riusciamo a identificarli un po' anche all'interno dell'output che vediamo qui sotto. Quindi vediamo che ha combinato number list, ok, range 2,4 ha fatto 2, 3, 4 e poi è finito. Quindi è partito da 2, è arrivato a 4, quando è il momento del 5, quella è la condizione di uscita. Quindi questo è inclusivo, questo è esclusivo, giusto per non confondersi. E l'abbiamo inserito direttamente qui dentro. Avremmo potuto fare una cosa del tipo range, dobbiamo mettere un nome che sia valido. Oppure, ecco, chiamiamolo così, che magari e poi magari per stampare possiamo stampare anche questa variabile, tanto abbiamo visto che se stampiamo la variabile stampiamo l'oggetto e l'oggetto quando viene stampato non va a stampare dei numeri ma stampa una descrizione di se stesso, infatti lo vediamo qui e poi stampa i suoi numeri. Fatto di metterlo in una variabile è utile se questo lo vogliamo riutilizzare più volte, altrimenti possiamo inserirlo. Ah, tra l'altro qui non l'ho sostituito, quindi range 2,4, voilà, così è già a posto. L'effetto ovviamente è lo stesso e quindi in quel caso possiamo, se non ci serve conservarlo, cioè come oggetto, possiamo metterlo direttamente nel for. Chiaramente questi oggetti messi nel for è un oggetto che viene creato per estrarre i numeri. Una volta prodotti i numeri e usato direttamente nel for, a un certo punto questo oggetto non serve più perché è già stato utilizzato, non viene salvato in una variabile, quindi è un oggetto che rimane, come dire, una sorta di limbo quando passa il garbage collector di Python, ovviamente. Cosa fa? Lo elimina perché non ci sono più riferimenti, non c'è più modo di arrivare a utilizzare quell'oggetto, di referenziarlo per utilizzarlo nuovamente. Era in un ciclo for, non viene salvato in una variabile, non ha riferimenti, quindi verrà rimosso. Diciamo abbastanza. Un'altra cosa che possiamo fare, ad esempio, gli do un nome significativo, even numbers, numeri pari. Ad esempio possiamo creare una lista di un range
che parte facciamo da 0, che si ferma a 10, quindi rimane sotto il 10, o che magari arriva fin 10, però aggiungiamo anche un terzo parametro che dovrebbe essere lo step. Quindi questo vuol dire che partendo da 0, questo oggetto tira fuori 0, 1, 2, 3, in realtà si ferma al 10, però invece che andare avanti di 1 in 1 farà 0, poi passerà a più 2, quindi 2, 4, 6, tirerà fuori tutti i numeri pari in questo caso, perché partiamo da un numero pari, sommiamo di volta in volta un 2 e mentre li estrae li mette all'interno di una lista, quindi potremo... sì, event, ciao. Potremmo andarli a stampare in questo modo. Ma vedo ABS, non penso a numero assoluto, ma penso ai low ABS della palestra, che sono il mio incubo. Ok, fatto così, se andiamo a vedere, adesso mi ingrandisco un po', ci troviamo 0, 2, quindi parte da 0, somma lo step che è il 2, quindi 2 più 2 è 4, più 2 6, più 2 8, più 2 10, siamo arrivati a 10, ci stoppiamo prima. Quindi se vogliamo avere anche il 10 dobbiamo quantomeno provare a metterci un 11 e allora a quel punto riusciamo ad arrivare anche al 10. Poi ovviamente possiamo fare, non lo so, vogliamo fare una lista dei quadrati di questi numeri? È molto semplice, facciamo una square list. La lista l'abbiamo creata sopra, qui dobbiamo mettere i quadrati, partiamo lasciandola vuota. Quindi cosa potremmo fare? For n, even number, in even numbers, che è la nostra lista di numeri pari. Qui che cosa andiamo a fare? Andiamo a calcolare il quadrato. Beh, facciamo così, facciamo square list append intanto, quindi aggiungiamo alla lista un nuovo elemento che è il quadrato del nostro numero. Il quadrato sappiamo che possiamo usare questo operatore. Il singolo è la moltiplicazione, il doppio è l'elevamento a potenza a seconda e abbiamo fatto il quadrato, quindi cicliamo ogni numero e ogni numero in una lista vuota gli aggiungiamo l'elemento facendone il quadrato. Poi voglio stampare i quadrati, se scrivo ovviamente qui di seguito continuo il ciclo, se torno all'inizio ovviamente posso square list, voilà. Quindi se lo lanciamo, ecco che ci troviamo qui sotto 2 alla seconda 4, 16, 36, 64, 10 per 10, 100 tutti i quadrati. Quindi molto molto c'è una sintassi che è usata molto, tanto mi... Valerio, vedo, non so se è una censura o volevi suggerire l'operatore, che ci sono due asterischi. È molto comodo questo operatore perché è molto mnemonico, in quanto appunto il quadrato sappiamo, cioè, e quindi avercelo così pronto in un linguaggio è abbastanza, cioè non che... Negli altri linguaggi c'è una funzione tipo matematica, ma mat SQR oppure un SQR diretto, non è che fare il quadrato non è che sia, a parte che avrei potuto scrivere n per n, quindi sarei, cioè, un numero per se stesso ed ero già a posto, quindi non è che... Però avercelo come operatore è interessante perché devo fare alla terza, dipende già... Sì, avevo intuito, era una battuta perché di solito usa... E Twitch usa gli asterischi quando deve censurare qualcosa. E quindi, se
sembrava una censura, ma immaginavo. C'è anche una sintassi un po' strana, cui io onestamente mi devo ancora abituare, che consente di costruire una lista al volo, quindi una sorta di funzione lambda che permette di enumerare una lista e dire per ogni elemento cosa tirare fuori e con quello costruire direttamente un'altra lista. Quindi è una scrittura un po' strana. Uso sempre la stessa variabile, così siamo sicuri che il risultato sia lo stesso. Quindi la vado. In realtà andremo a metterci un'altra lista, ma quello che conta è quello che scriviamo. Quindi stessa variabile, creo una lista vuota. Posso usare questa espressione per dire dalla lista di partenza prendo i singoli valori e creo per ogni elemento, vado a dirgli che valore creare per fare gli elementi della nuova lista. Quindi questo è un po' ed è un po', bisogna un po' ricordarselo, è una commistione tra un ciclo for. È un'espressione che combina appunto il ciclo for e siamo una specie di lambda, è l'espressione che dice cosa fare per ogni elemento. Generalmente io parto dicendo, per mimare un po' quello che è stato fatto sopra, scrivo direttamente il ciclo for fatto così e poi all'inizio ci vado a dirgli cosa fare per ogni elemento. Cerco di ricordarmelo così perché se dovessi ricordarmi la sintassi in sé non print, anche questo è squares, diciamo 2 la vendetta, praticamente produce una lista identica alla prima, però con una sintassi un pochino più compatta. E io generalmente me la ricordo così, metto il ciclo for e poi lui praticamente cosa fa? Fa il ciclo. Per ogni elemento fa questo calcolo, quindi se scrivessi una cosa così vorrebbe dire ciclo gli elementi, ogni elemento lo metto nella nuova lista. Se però metto un calcolo, metto qualcosa, quello viene trasformato prima di essere restituito alla lista nuova. E l'effetto che dovrei ottenere è praticamente lo stesso, infatti vediamo qua sotto che i valori sono uguali. Però diciamo che è molto più diciamo, espresso con una sorta di lambda, con una sorta di espressione, quindi non sono abituato più che altro perché questi due mi sembrano invertiti e quindi, come dire, all'occhio mi dà un po' fastidio. Però in un certo senso è comodo perché comunque ti consente di produrre velocemente una lista partendo da un esistente, quindi se vogliamo fare la terza, se vogliamo fare tutte le altre cose, possiamo. Questo presumo che funzioni per dire anche con altri oggetti, ad esempio, uso questo perché ce l'abbiamo. Facciamo tipo una print. Ok, qui potrei dire faccio una lista for v in wizards. Questa è la mia espressione. Prendo v punto vedo che non mi aiuta, ma è lui che devo fare un test. Ma non mi completa il title, ok, possiamo metterci anche per case, ecco, rigor di logica, questo dovrebbe, esatto, darci questa lista, magari così un po' più evidente, che fa i maiuscoli, quindi stiamo ciclando e poi trasformando in upper questa.
Holistic, mitico, è un sacco che non ci si incrocia queste espressioni inline. So che ci sono anche le lambda vere e proprie, quindi questa è proprio solo una sintassi, secondo me, un po' malata, però nel senso che me la ricordo appunto solo se mi ricordo i due pezzi e li metto assieme. Però ci sono anche le lambda, sì, in Python, quindi che forse per certi versi sono anche un po' più comode, però c'è anche questa possibilità. Ce ne sono diverse, quindi ci sono poi i veri esperti, cosa che io non sono, di Python, tant'è che questo è stiamo, come dire, lo stiamo studiando assieme, quindi io qualcosa ho visto, l'ho utilizzato, eccetera, però sto proprio, come dire, ripercorrendo tutti i pezzettini della sintassi e dei vari tipi di dati per, come dire, consolidarli in un certo senso e vedere anche un po' tutte le operazioni che si possono fare. E quindi sto andando un pochino piano, un po' alla volta eh sì, ci voleva. Allora, diciamo che non potevamo fare sempre Delphi, quindi, ma in realtà questo era un po' nei piani anche il fatto di trattare altri linguaggi, perché prima di tutto li uso. E quindi ci sta, e poi ci sono anche le integrazioni di Delphi. Ho fatto una live con Delphi for Python e quindi abbiamo fatto praticamente in Python, in linguaggio Python, però un'interfaccia molto semplice, però che usa le stesse librerie che ci sono in Delphi per fare interfacce grafiche. Quindi è praticamente la stessa libreria che è stata resa disponibile per Python, per costruirci un'interfaccia grafica al posto dei soliti, di quelle più blasonate, tkinter, che io chiamo così perché lo italianizzo un sacco. E quindi è una valida alternativa ed è interessante perché, sapendo più o meno come si codificano gli eventi, eccetera, basta usare la sintassi Python e quell'approccio per riuscire a fare un'interfaccia. Chiaro che col drag and drop viene molto, è dentro un IDE, per me è molto più comodo, però, come dire, è una cosa nuova, è una possibilità, e tutto nasce grazie a un'integrazione che è possibile tra Delphi, ma non solo Delphi, ma anche C Sharp e altri, con il linguaggio Python. E quindi questo apre diverse porte, proprio perché nel linguaggio Python ci sono un sacco di librerie che mi piacerebbe sperimentare, soprattutto quelle che sono suggerite nel libro di Serena, che tu probabilmente conosci, il libro di Serena Sensini. E quindi è un po' che non vedo live anche di Diana qui su Twitch. Bisogna riportarla su Twitch, visto che è colpa loro se io ho iniziato, e quindi non posso adesso proseguire senza che mi lasciano. E la mossa Kansas City ad Eschi, esatto, esattamente, proprio perché penso che l'abbiano, no, non penso che l'abbiano fatto apposta, però penso che dietro quest'idea ci sia la volontà di far vedere, come dire, questa possibilità di integrazione, quindi far piacere magari un pitonista queste belle interfacce grafiche. Le abbiamo fatte. Ah, sta seguendo proprio il corso di Serena. Ah, mitico. Allora, salutamela così. quindi, cioè, sicuramente queste cose le avrete perciò già viste anche in maniera molto più dettagliata e più fatta meglio, perché sicuramente come un insegnante migliore di me. Sì, dicevo, sicuramente questa cosa di Delfilandia di pitonisti, diciamo che c'è anche da dire che comunque chi lavora con Delphi a livello proprio nella società che sviluppa Delphi e segue gli sviluppatori sono delle persone che hanno comunque degli interessi molto, molto aperti. E quindi, cioè, recentemente è stato fatto una versione Delphi in integrazione con Skia, che è la libreria grafica di Google, questa cosa su Python. Cioè, c'è un po' la ricerca, sembra un po' come Microsoft dell'ultimo periodo, la volontà di integrarsi un po' in altri
In altri ambienti, secondo me, fanno anche bene, perché oggi ho fatto una sessione, ad esempio, su Prometheus e con una digressione iniziale sui servizi, sulle architetture microservizi. Non perché i microservizi siano indispensabili, però secondo me si tenderà sempre di più ad andare verso un mondo dove il software non è di per sé monolitico come sistema, magari possiamo avere dei monoliti, possiamo avere, come dire, giusto perché abbiamo divagato per fare due chiacchiere, cioè possiamo avere dei moduli, dei programmi che girano autonomamente, ma grazie appunto a dei sistemi come Rabbit di messaggistica li possiamo far comunicare, possiamo usare anche linguaggi diversi, quindi sfruttare competenze diverse. E ovviamente questi sistemi vanno tenuti sotto controllo, quindi tool come Prometheus che abbiamo visto oggi in una conferenza al Delphi Day online, e tool come Grafana, cioè possiamo creare queste architetture, deployarle con Docker, tenerle sotto controllo con questi tool. Tra l'altro la maggior parte, se non praticamente tutti, open source. Cioè, secondo me, ad oggi il lavoro dello sviluppatore è difficile perché ci sono veramente molte cose che possono sfuggire, quindi bisogna tenersi veramente aggiornati. Però, come dire, non ci si annoia mai, perché in ogni caso abbiamo sempre, come dire, qualcosa di nuovo da vedere, quindi. Però sicuramente farò anche delle altre digressioni oltre Python con JavaScript o qualcosa del genere, e quindi usando questa formula. Review di vaghi, è vero, quando mi ricordo ancora le puntate sul client code, dove. Ma in realtà poi il mezzo serve a questo, anzi spesso. Le mie live diventano troppo frontali, sembra quasi uno che voglia istruire, invece in realtà siamo qui per imparare, quindi è giusto che la chat serva per fare domande, ma anche per dare una mano, per sentire dei pareri, soprattutto da persone tipo anche tu che lavori da un sacco di tempo con diverse tecnologie, quindi con altri sistemi, perché so che usi Linux, il Mac, eccetera, vedere un po' queste cose e quindi acquisire qualcosa di nuovo, e ci sta. E poi non abbiamo, come dire, una traccia, cioè abbiamo una traccia da seguire, ma non dobbiamo rendere conto a nessuno, e quindi canale mio ci faccio quello io, e quindi possiamo anche divagare, ma ci sta alla fine, quindi. Oh, questa sintassi, diciamo, continua a non piacermi, ma probabilmente è solo una questione di dovermici un pochino abituare. E quindi, tant'è che, giusto aggiungo come battuta, sto usando un tool che viene distribuito dagli stessi produttori di Delphi, e questo tool che sto usando per Python, PyScripter, è stato fatto con Delphi, quindi. Usa per interfacciarsi con l'interprete, usa appunto Python for Delphi, che sono dei componenti open source. C'è Synedit, che è un editor con la sintassi, quindi con tutto il supporto. Ci sono diversi componenti, gli highlighter, eccetera, per la gestione della sintassi, però di fatto è fatto con. È un ambiente realizzato con Delphi, quindi per Windows, alternativa ai soliti PyCharm, quindi ho pensato di usarlo sempre per lo stesso motivo, rimaniamo un po' allora rimaniamo sempre un po' in casa, vedi che gira, si attua. In realtà è un po' spartano, devo ammetterlo, però non è neanche così male, è un sacco di. Nella prima live l'ho un po' esplorato e abbiamo un execute selection per selezionare proprio una parte di codice, eseguire solo quella. Poi ci sono un sacco di robe configurabili, c'è supporto unit test integrato, c'ha delle opzioni per l'IDE con i temi, code completion, c'è dentro VS Code è quello che uso di solito, per Python, quindi. Però sì, Ctrl Shift P, non lo so, questo
VS Code è quello che sicuramente mi piace di più dal punto di vista dell'integrazione, ma anche per Python, ma anche con altri linguaggi. Però questo, diciamo, ha il suo perché, cioè il desktop si può salvare, puoi salvare la disposizione delle finestre, puoi vedere. C'è la to-do list, ci sono un sacco di cosine che si può. Poi gli stili con tutti i colori che puoi cambiare, quindi questi sono i temi. Diciamo che di per sé non è, è gratuito e quindi. No, però per carità, VS Code è un po' un altro pianeta dal punto di vista di un'idea di tipo diverso. Quindi generalmente. Se parliamo di editing sul web, così VS Code, a me piace molto anche WebStorm, in realtà mi piace di più, però a volte WebStorm avviarlo è un po' come dire ok, devo fare un lavoro pesante su un sito, mi avvio un IDE che sia un IDE, se devo scrivere un po' di codice di esempio, vedere dei file di configurazione, VS Code è molto più sbrigativo. E poi sono certo che lo supporti perché appena apri l'IDE, se c'è una cosa che non conosce, vede un file Dart, ti dice: ah, ma questo è un file Dart, vuoi che imparo? Stavo scrivendo un client per Prometheus, stavo copiando praticamente il codice dalla versione per Dart, non conosco Dart, però prendolo con Visual Studio Code, me lo riconosce, mi carica due plugin e me lo fa. Vedere, fa il completamento, naviga nel codice, quindi è pronti via, come un per il cross language è l'ideale, quindi da quel punto di vista lì. Però mi piace anche ogni tanto avere qualcosa di visuale, vedere dei pulsanti, vedere un po' di feature, come dire, dedicate, almeno da questo punto di vista. Allora, creiamoci un altro modulino, ingrandiamo il carattere, così facciamo un altro po' di cose. In realtà non mi ricordo se l'altra volta le avevamo già viste queste cose delle funzioni statistiche o no, come potremmo chiamarle. In realtà sono degli aggregati, boh, cioè quelle funzioni che data una serie di valori mi trovano magari. Iniziando ho fatto qualche mese in Python con IntelliJ, è stato come spostarsi in un paese sconosciuto dove nessuno parla la tua lingua. Sì, soprattutto negli shortcut e quelle cose lì, è che l'autosave a ogni keystroke. Io uso un tool della JetBrains che si chiama ReSharper, anche in Visual Studio, e quindi quando uso Visual Studio non Code, ma Visual Studio quello grosso, il fratello maggiore, sono in realtà abituato agli shortcut di JetBrains, quindi generalmente mi trovo a mio agio perché sono più abituato a usare quelli. E uso ReSharper, è un tool fantastico per il refactoring di codice in .NET. Se non ci fosse quello, anche nelle versioni più recenti di Visual Studio, ReSharper rimane secondo me il top dal punto di vista. A molti non piace, quindi anche di colleghi, però a me. Piace molto per come è strutturato, per la velocità e la maneggevolezza di come ti fa gestire il codice. Allora, partiamo facendo una lista di digits. L'ho scritto correttamente, boh, vediamo se funziona. Ok, da 0 a 10, da 0 a 10 mi può andare bene. E non mi ricordo se le avevamo già viste le altre volte, però abbiamo la possibilità di usare delle funzioni, ad esempio dire la somma, oppure anzi, partiamo da il minimo è, e poi qui stampare, usare la funzione min. Dagli questa, in realtà dovrebbe funzionare anche con range di per sé. Allora, questo non gli piace perché stiamo concatenando e questo non lo accetta. Una stringa con un valore intero. Quindi questo è un po' un problema. Cioè il minimo di una lista di numeri è un numero e quindi se vogliamo concatenare una stringa dobbiamo trasformare in una stringa.
Quindi niente di più facile, c'è una funzione str che gli passate dentro quello che volete, anche il vostro pranzo, la bicicletta, e ve lo trasforma in una stringa. Quindi come list fa una lista da qualsiasi cosa, str fa, diciamo, una stringa da quasi qualsiasi cosa, e a questo punto, vabbè, il minimo è 0, è giusto, è questo. Non so perché mi stavo stupendo. Il massimo è, e qui mettiamo max. Ok, il massimo è 10. Volevo vedere se funziona senza fare la lista, cioè passandogli direttamente al range. Sì, perché comunque il minimo accetta qui un'iterazione, quindi se è una lista ovviamente esamina gli elementi che ci sono all'interno, cioè la funzione del minimo va sulla lista e gli dice dammi il tuo primo elemento e i successivi. Se è un range fa la stessa cosa con range, con la differenza che la lista è un'area di memoria allocata con i numeri dentro, il range li produce e quindi la lista li restituisce una alla volta leggendosi questo array, mentre il range li produce al volo, quindi però di fatto non cambia nulla ai fini del... in un certo senso ai fini del tranne che qui sia appunto range 0.11, ovviamente dovremmo, se volessimo stampare queste cifre, dovremmo quantomeno fare una cosa del genere per fargli srotolare il range. Quindi abbiamo il massimo e poi abbiamo altre cose come la somma e facciamo la somma 55, boh, sarà vero, mi fido, e quindi cioè abbiamo un po' di funzioni cumulative. Avremo anche una media, boh, prima che qualcuno faccia la domanda. Parrebbe strano che non ci fosse qualcosa del genere. Forse in math o qualcosa del genere dovremmo vedere sul web se c'è qualcosa di incorporato oppure. Questo onestamente non lo so, non me lo ricordo. Però mi sembrava di aver visto qualcosa da qualche parte, un average of list. Probabilmente non è forse nativo, ma sta in un modulo o qualcosa del genere. Ah beh, che stupido. Comunque facile, nel senso che noi prendiamo la somma dei digits diviso la lunghezza dei digits. Ecco qui, non so se però... La media è giusta perché cioè, più facile di così, da 0 a 10 ovviamente è il 5 che sta in mezzo. Sì, la problematica è qui, che vedo qui è, diciamo, il fatto che ogni volta che facciamo questa cosa noi iteriamo sempre sulle cifre, quindi la lunghezza di una lista magari è un dato che è già memorizzato in base agli elementi, invece quando facciamo questo len ogni volta lui si va a estrarre dal range i valori, quindi qui se li estrae se li somma, qui se li estrae se li somma, qui se li estrae se li conta. Se invece magari abbiamo una lista potrebbe essere che noi stiamo enumerando, lavoriamo sempre su un numero alla volta in realtà dietro le quinte con queste funzioni, perché passiamo sempre un range. Se invece abbiamo una lista, potremmo lavorare sulla lista, ma diciamo che alla fine il risultato è praticamente lo stesso. Quindi, sì, stavo pensando che anche se, non, se ci fosse una, come dire, una funzione, sarebbe anche una cosa interessante, ma se proprio non c'è, abbiamo la somma, abbiamo il conteggio. Cioè, far la media è una cosa che basta avere delle reminiscenze delle elementari e siamo a posto, quindi e questo ci sta, è giusto, quindi
Insomma, lo segno, però probabilmente esiste anche una funzione. Ok, così mi tengo anche questa, me la tengo, che me la trifolo, come si dice. No, questo per dire che ovviamente abbiamo, stavo guardando la ricerca che avevo fatto, the mean function. Ah, ok, poi ci sono delle definizioni, reduce, sì, in realtà ci sono funzioni, ma vanno già, non è proprio così. Sono delle lambda, c'è un po' di roba in mezzo che... ok, quindi qui ci siamo. Facciamoci un altro file, mi piace tenere tutti questi filettini un po' da parte, quindi... ho visto, secondo me ho visto, è la stessa cosa che ho trovato io. Questo calculate Python min, però vedo che è già più complicata di quella che ho fatto io, che era molto più semplice, per così dire. No, questo che roba è? No, allora, creiamo quindi un'altra lista che ci può tornare utile. Questa volta però prendiamo eventualmente, mettiamo delle stringhe, dai, come... volevo testare le funzioni del cosiddetto slicing, cioè dell'andare a tagliare close all other. Questo è un po' grandicella, abbiamo allargato molto il carattere. Cioè andare a sforbiciare il contenuto di una lista. Slicing vuol dire una lista, un po' di elementi, vado a prendere il primo, l'ultimo, questo l'abbiamo già fatto, però vado a estrarre un sotto range, cioè vado a ritagliarla e mi prendo gli elementi da un certo punto in poi, o comunque stabilendo dei range più che degli elementi, possibilmente non facendo dei cicli. Quindi andando comunque... Sì, l'ho visto nella pagina, però vabbè, dai, non mi sembrava il caso di importare un modulo con una funzione per fare una cosa del genere. Poi per altre funzioni più complesse, visto che io statistica ne so proprio una mazza, quindi, ma neanche il manico della mazza, proprio... Proprio sì e no, neanche l'impugnatura, e quindi l'unica volta che mi sono impegnato in un compito di statistica, che in un esercizio di statistica era una prova scritta a scuola, era il 97, e dalle mie parti c'è stato un terremoto, quindi da allora non mi sono più attentato a fare. Allora, creiamoci una lista, andiamo con le pizze o andiamo con... Dai, mettiamoci i supereroi, allora una lista, così, allora mettiamo Batman, Superman, Aquaman, Spider-Man, Wonder Woman, almeno cambiamo genere se non altro, e poi c'è Black Widow, noi ci mettiamo un po' di... Scriverà così, sì, direi giusto per crearci un po' di... Certo che Iron Man, Superman, Aquaman, Batman, cioè un po' di fantasia nella scelta di almeno Thor, e vado un po', quindi ok, ci siamo fatti una lista di supereroi, quindi andiamo a stampare, così ce l'abbiamo quantomeno sotto gli occhi nel momento in cui eseguiamo il codice. E abbiamo in Python delle sintassi interessanti per andare a estrarre. Che succede? C'è il gatto che si lamenta, poverino. Che succede? Cosa c'è che non va? Sei stato bullizzato? Succede, quindi non ti preoccupare. Il gatto oggi è solo perché
stato un po' in live, a una cosa addosso che è qui per terra che mi sgagna i polpacci, quindi se faccio un salto la colpa è sua. Allora abbiamo delle sintassi per estrarre dei sottorange, possiamo dire, di valori da questa lista. Come facciamo? Usiamo le parentesi quadre. Allora, diciamo che questa estrazione di range crea ovviamente nuove liste che contengono una copia, cioè è una copia della lista originale con un sottoinsieme degli elementi che troviamo. Quindi è una, come si dice in gergo, shallow copy, nel senso che poi le stringhe e gli elementi sono gli originali, anche se la lista che creiamo è nuova, ce la possiamo salvare in una variabile oppure potremmo stamparla direttamente a video. Ad esempio, facciamo una print, facciamo primi tre eroi, vuol dire prendiamo la lista Heroes e con le quadre abbiamo già visto che si può accedere al primo elemento o al penultimo usando l'indice negativo, che secondo me questa cosa, per quanto possa sembrare stupida, per me è una figata, cioè il fatto di poter andare all'indietro e quindi dire ok, prendo il primo elemento, prendo il secondo, ma se ci metto questo prendo l'ultimo, il penultimo, cioè già questo mi aveva conquistato. In questo caso non è corretto, dobbiamo completare il codice. Possiamo metterci dentro un'espressione che consente di estrarre, di non estrarre un elemento, ma di creare una lista di n elementi che sono quelli che andiamo a indicare. Ad esempio, gli diamo l'indice di inizio, quindi 0 vuol dire parti dal primo, facciamo 2.3 che se non ricordo male, non bisogna confondersi, non è il numero di elementi, ma è l'indice però considerato in modo esclusivo. Cioè 3 vuol dire che partendo dallo 0 estraiamo l'elemento 0, l'elemento 1, l'elemento 2, quando arriviamo all'elemento con indice 3 ci fermiamo. Cioè l'effetto è che se dobbiamo estrarre elementi dal primo scriviamo 0 e mettiamo il numero di elementi e abbiamo quelli. Però va considerato più come un fine range, cioè se partissi ad esempio da 2 tirerei fuori un elemento solo se scrivessi 2, 2.3. Però lo controlliamo perché voglio essere sicuro di questa cosa e quindi andremo poi a vedere se effettivamente è così, se mi ricordo bene. Comunque lanciamo, vediamo cosa stampa. Ha stampato la nostra lista e poi i primi tre eroi ha stampato Batman, Superman, Aquaman. Facciamo una prova mettendoci un 1 e vedendo. Se mettiamo un 1, ecco, vedete che non è che è partito con l'1, non è che è partito da Superman e ha fatto 1, 2 e 3. È partito dall'indice 1, ha fatto l'indice 2, quando è arrivato all'indice 3 uguale al mio si è interrotto e non ha preso fuori tre elementi ma solo due. Quindi confermo che quello che ho detto prima è vero e non è una cagata. In poche parole. Quindi è giusto quello che avevo detto. Che è sempre un po' fuorviante perché il primo è un indice di partenza ed è inclusivo, il secondo non è un conteggio, è sempre un indice ma è esclusivo. Quindi bisogna un po' ricordarsi, c'è senz'altro un motivo per cui è stato scelto così. In realtà, quando vogliamo partire dall'inizio, senza indicarlo, possiamo usare una scrittura semplificata, che anche questa è un'altra cosa che mi piace un casino, ovvero omettere la parte iniziale. Cioè, omettendo quello 0 davanti, qui c'è un 2.3, vuol dire arrivati all'indice 3, perché il significato rimane, quello è un indice, non è un count. Non mettiamo lo 0, quindi non diamo un inizio e quindi lui parte dall'inizio. Quindi otteniamo di fatto lo stesso effetto. Se andiamo a fare la nostra operazione, vediamo che qua sotto
primi tre ROI, ha scritto questi, semplificata, ha scritto gli stessi valori. Però anche qui di nuovo vale sempre il concetto, beh, qui a maggior ragione perché non abbiamo un inizio. E quindi di fatto, se non mettiamo l'inizio e mettiamo un numero, quello coinciderà sia con l'indice ma anche col conteggio di quello che estraiamo. Quindi in questo caso probabilmente è l'unico in cui la questione è bivalente, per cui in questo caso no, è importante sapere che questo non è un count, perché qui possiamo partire anche da un valore che è diverso da zero. Quindi questa sintassi mi piace molto, nel senso che è un da A senza indicare da dove si parte, quindi ovviamente di fatto dall'inizio. Mi viene poi da pensare, ovviamente, che allora, questi sono i primi tre. Una cosa che potremmo provare è fare il contrario, ovvero dire, sulla descrizione non mi viene in mente, poi vedrò come. Ovvero dargli l'indice d'inizio, ok, tipo parti da 3 e vai fino a, non te lo dico, cioè lascio aperto. Se stampiamo questa roba qui, cosa otteniamo? Che lui è andato a fare 0, 1, 2, 3, quindi è partito da questo, e non dandogli una fine, lui quindi ha fatto l'output di questo, ha fatto l'output di questo, ha fatto l'output di questo, poi non c'è più nulla e si è fermato. Quindi gli diciamo da dove partire, sempre espresso come indice di partenza, quindi è sempre un indice, però se non gli diciamo di non, se non diciamo dove fermarsi, lui va fino in fondo e quando ha finito si ferma, giustamente. Quindi ti dà errore se il primo valore è maggiore del secondo. È una domanda o boh, proviamo. Non lo so, perché potrebbero esserci dei casi in cui no, non dà nessun errore. Semplicemente dice, partendo da questo, quando arriva questo, già arrivato, e quindi ha stampato un bel array vuoto, cioè si è fermato subito. Quindi non dà errore, bisogna stare attenti, perché anche qui, sì, quindi qui ROI dal quarto in poi, perché questo poi alla fine è l'effetto di questa roba qui. Se sì, avevo inteso che fosse una domanda, ma in ogni caso la cosa bella è che, cioè, quando leggo viene il dubbio anche a me, e piuttosto che lambiccarmi un'ora, metto il codice, poi lo eseguo e quindi vediamo, e lo vediamo subito. Quindi siamo, perché poi interessante è quello, provare direttamente, anche se una cosa sembra pazza. Mi viene da dire, però sapevo che probabilmente era no, perché so che comunque lui è abbastanza intelligente, ovvero si può anche andare fuori range, cioè non è come l'indice secco con cui si indirizza un elemento della lista. Questo sta a indicare un range e c'è un controllo automatico di non fuoriuscire. Cioè, se io gli dico, guarda, tirami fuori di tutti gli eroi partendo dall'inizio e in realtà spero di non dire, e vai fino a 999. Io l'ho provato con un indice, ma questo dovrebbe essere lo stesso. Se glielo faccio stampare, vedi che fuori indice comunque parte dal primo, va avanti, quindi lui si ferma o quando ha raggiunto il valore o quando sono finiti gli elementi. Quindi nel momento in cui andiamo secchi su un elemento, stiamo agendo in un modo e quindi dobbiamo ricadere in un elemento che esista. Se invece diamo dei range, comunque lui tiene sempre controllato che non si ecceda. Secondo me, tra l'altro, il primo può essere inferiore o superiore, mi viene da dire. Sarei curioso di provare anche degli step. No, beh, in realtà proviamo questa cosa qui.
Se io vado con un meno 1, che teoricamente dovrebbe corrispondere all'ultimo, anzi facciamo il penultimo, vediamo cosa succede. Lui ha stampato Black Widow e Thor. Quindi comunque questo meno 2 fa sì che lui parta dal fondo e quando però è arrivato in fondo si ferma. Quindi questo è l'equivalente di fare gli ultimi due. Perché questo è l'inizio, non diamo la fine. È che in questo caso, vabbè, no, è vero, comunque il secondo parametro è sempre superiore perché daremo uno 0. E se ci mette un 2, lui cosa combina? Vediamo, non stampa nulla, quindi non lo accetta. Quindi proprio questo gli piace, l'altro non gli piace. Perché fa così? Non lo so. Si ferma al 2, probabilmente perché questo meno 2 viene, essendo negativo, viene poi tradotto con l'indice effettivo. Secondo me lui, quando trova questo meno 2, lui cosa fa? Prende la lunghezza, abbiamo n elementi, e si posiziona sull'indice però reale di questo elemento, che non è ovviamente meno 2, ma sarà 0, 1, 2, 3, 4, quindi 4 e 5. Cioè lui non parte da meno 2, prende meno 2 e lo gira. Ho visto la domanda, adesso vediamo, secondo me quello è già un po' più complicato. Quindi questo meno 2 in ogni caso entra così, ma viene sostituito, cioè diventa 4. Quindi lui dice, parto da 4. Abbiamo già superato 2, sì, e quindi si interrompe subito e mi dà una vuota. Cioè, scritto così sembrerebbe che lui debba fare meno 2, meno 1, 0, 1, 2, ma il negativo non è un offset, cioè serve per partire dal fondo, però secondo me quando entra, nel momento in cui lui vede che è negativo, lo converte in automatico nell'indice reale, che se è già superiore a quello finale, lo ferma. Togliendo questo, cosa succede? Meno 2 diventa 4, non c'è range, quindi lui stampa il 4, stampa il 5, va avanti finché ce n'è. Quando sono finiti gli elementi, lui si ferma e quindi otteniamo che prendiamo praticamente gli ultimi due. So che c'è la. Allora, è possibile anche stampare i primi due, saltare il terzo e dal quarto alla fine. Senza scrivere due volte il print, così, non penso che ci sia una sintassi di questo tipo. Cioè, secondo me, più che il print possiamo scriverlo anche una volta sola, ma magari dobbiamo fare diverse estrazioni, perché teoricamente dovremmo dare una lista di indici, quindi non so se è una cosa che è supportata, magari mettendo boh, più valori con la virgola. Non lo so, non mi viene in mente nessuna sintassi. So che c'è questa sintassi, c'è un'ulteriore sintassi con un terzo parametro. Adesso lì poi ci mettiamo una descrizione. Poi approfondiamo però un attimo perché sono curioso anch'io di capire. Quindi partiamo da zero. Qui mettiamo boh, 9, mettiamoci un valore abbastanza alto e un terzo valore. Ho visto questo esempio in diversi punti, ma non mi ricordo che diavolo fa. Aquaman, Black Widow, ah, è lo step di incremento. Ecco, se vuoi saltare, cioè fare i primi due e saltare, cioè di andare di due in due, si può fare. Perché c'è la questione dello step. Poi adesso magari vediamo. Magari è capace anche che c'è il modo di andare a salti mettendo una serie di valori. Lo vedo già un po' più complicato come. Come cercarlo? Subrange. Weirdness. Slice. Slice slice notation, slice notation si chiama questa.
giusto per no, vedo che c'è un c'è la versione, c'è start, end e step. Queste sono le tre, come dire, alternative con cui le tre alternative con cui si possono estrarre, quindi possiamo indicare un valore, due o tre, quindi questi sono in sequenza, sono sempre l'inizio, come dire, la fine, cioè dove fermarsi e il resto. Come step meno uno, quello penso che lo faccia. Sì, dopo qui ovviamente bisogna, però bisogna partire. Una cosa del genere dovremmo fare, poi forse dovrebbe essere in range a qualcosa prodotto. Allora, vediamo cosa ha fatto Thor, Black Widow, Wonder Woman, Aquaman, Superman. Non ha preso Batman. Ah sì, perché andando indietro, avendo raggiunto questo, dovremmo fare una cosa del genere. Probabilmente include anche, no, non mette nulla. Quindi sembra un po'. Ce ne manca uno. Probabilmente perché quando arriva questo. Se io non ce lo metto, vediamo se riusciamo a averli tutti. Sì, esatto, ok. Devo mettere il. Parto da un indice esageratamente alto. Faccio meno 1, meno 1, meno 1. E a quel punto ce li ho tutti. Cioè, banalmente potrei fare così, mi viene da dire. Li metto tutti e tre, cioè i valori, se li indicate, cioè più mettete i due punti e più aggiungete in un certo senso il dato di inizio, fine, step, però potete metterli e lasciare vuoto dentro per saltare il parametro e usare il default. Esatto, in questo caso non gli dico l'inizio, non gli dico la fine, gli dico solo di andare indietro e lui li elenca alla rovescio. Diciamo così, se dovessi fare una cosa del genere faccio hero spunto reverse e sono a posto. Quindi provato così, Heroes 2, Heroes 3, Heroes 4, sì, cioè o fatto così oppure tra l'altro list, facciamo anche questo esperimento. Vediamo se Heroes prende anche più list. Tipo Heroes 2, Heroes 3, copio direttamente dalla chat. Test o no, print. Se non ci fosse il print sarei spacciato. No, non gli piace, non gli piace, non gli piace perché abbiamo. Beh, cioè ci sarebbe da dire. Neanche così, no? Perché non. Sono liste di liste. Però attenzione che qualcosina è uscito. Almeno vediamo i valori. Perché abbiamo. Mettendoci le quadre abbiamo creato una lista. Quindi una lista di. Tre elementi, una è una lista con i primi due, una è un valore singolo e l'altra una lista con altri due. Non è proprio quello che volevamo, però probabilmente c'è modo di appiattirli. Secondo me quello che dovremmo fare, tentare di fare, è una, chiamiamola, my list, creare una lista vuota. Poi farci degli append, anzi c'era anche quel, esatto, extend. Dovremmo fare questa roba qui. Extend per caso è concatenabile, ma no, mi pare di no. Dobbiamo chiamarla,
Cioè, dovremmo comporre poi magari qualche mago di Python alla, come dire, alla bacchetta magica, l'istruzione per fare una sorta di concat, un flatten o qualcosa che mi. Ok, non l'abbiamo stampata però. Print my list. Vediamo cosa viene fuori. No, questo diventa. Allora, è 3. Partiamo da. Qui dobbiamo per forza scrivere. Cioè, dobbiamo per forza usare la sintassi di arrange, altrimenti tiriamo fuori la stringa e se lo mettiamo in una lista. Ha saltato Aquaman, allora ha messo Batman, Superman, ha saltato Aquaman perché se tiriamo fuori un elemento e usiamo extend, lui enumera il valore e lo mette nella lista. Siccome il valore è una stringa, le numerazioni diventano tutti caratteri e quindi metteva dentro Batman, Superman, poi WOND, quindi per mettere dentro il terzo elemento bisogna mettere 3, 2.4 per dirgli vai dal terzo e fermati lì, però dammi una, come dire, un range, cioè voglio un range, viene fuori un elemento, ma dammi la lista con l'elemento, altrimenti ci viene un. Altrimenti lui trasforma in lista i caratteri, quindi è giusto, cioè lui segue, se altrimenti extend e append non sarebbero esistenti tutti e due, basterebbe il primo. Poi mette Black Widow e Thor, quindi praticamente ha saltato il terzo. Sì, quindi. Cioè, il concetto è che anche mettendo direttamente Heroes, vabbè, sì, dal quarto in poi. No, ok, adesso al di là dei valori, quello che volevamo testare è che, cioè, quello che abbiamo determinato è che non c'è una sintassi di range che ci consente di dire. Prendi un po' di questo, salta uno dell'altro, prendi uno, saltane due, cioè il range ha le tre parti, inizio, fine e step. Più caratteri due punti mettiamo, più ne specifichiamo. Se mettiamo i due punti ma in mezzo non mettiamo il valore, prendiamo i vari default, che sono uno per lo step, l'inizio diciamo la parte di inizio. E la parte, diciamo, di centrale, che è la fine, dipende da in che direzione andiamo. Cioè, diciamo che non indicandolo non è che lui prende il massimo, perché se andiamo alla rovescia vediamo che va all'indietro. Cioè, lui probabilmente parte e inizia da dove gli diciamo, andando in avanti se abbiamo uno step positivo e indietro se negativo. E poi quando non ce n'è più si ferma, quindi se non mettiamo nulla non si dà dei limiti. Se mettiamo un indice dobbiamo stare attenti a calcolarlo in base al fatto di qual è l'indice reale e come ci si sposta all'interno della lista, altrimenti. Però sì, diciamo che una volta padroneggiata questa roba potrebbe. Cioè, ha una sua potenza, bisogna ricordarsi un po' di cosucce che non sono forse intuitive, ma magari sono intuitive, cioè nel senso che è solo una questione di abitudine, però. Così di prima, a prima prova non è che, come dire, mi lasci. Altre cose, vediamo, andiamo giù degli esempi. Quindi anche qui se voglio il penultimo come lista invece che come elemento singolo. Perché questo è l'elemento, se metto questo gli sto indicando che voglio, cioè lui trasformerà poi gli indici facendo in modo che questo diventi un 4 e questo sia un 5, quindi prenderà solo il quarto elemento che sarà Black Widow, mi sembra esatto, e quindi si tiene questa parte qui, prova con step 2 e prova con step meno uno senza confini, diciamo, cioè non metto nulla e quindi vuol dire parto dal primo elemento che mi viene fuori,
e vado all'indietro finché non li ho finiti, e quindi in questo caso ce lo fa alla rovescio. No, è curioso comunque anche il fatto di come si gestisce un po' questi elementi. Che altro potremmo. Ah, c'è una scorciatoia. Ok, questo vale la pena vederla. Quindi va da sé che se noi scriviamo qualcosa del tipo. Mettiamo Heroes. Se scriviamo una cosa così, dovrebbe essere una cosa perfettamente lecita. Stiamo copiando la lista, cioè. Stiamo di fatto, adesso scrivo copia della lista, cioè stiamo estraendo un range partendo senza indicare dove partire, senza indicare dove fermarsi, quindi finché ce n'è, con lo step di default, cioè una alla volta perché non indichiamo lo step, quindi di fatto stiamo creando un sotto range di una lista originale, quindi avremo due liste e abbiamo creato la copia, quindi infatti se andiamo a vedere qui, ci troviamo esattamente gli stessi elementi che abbiamo in quello originale. Quindi banalmente potremmo in realtà, siccome è l'ultimo facoltativo, metterci anche solo questo. Se non metto nulla, penso che non penso che gli piaccia. Allora, questo gli piacerà senz'altro. Infatti continuo a fare una copia della lista. Se non metto nulla, non gli piace perché non capisce se io sto passando un indice o sto passando un range. E quindi mi dice invalid syntax, hai dimenticato una virgola, hai dimenticato un no, sì, ho dimenticato una virgola, perché una virgola? Adesso faccio questa prova secca, che voglio vedere. List in must be integer slice not ah ok, è una tupla, quindi ok, non è ammesso il diciamo che lui si fa un'ipotesi, però questo è diciamo il mo la sintassi più veloce al netto di usare la copy per farci una copia della lista. Quindi questo estrae questo range dalla lista, quindi abbiamo due liste con gli stessi elementi. Quindi se modifichiamo, quindi facendo così, list, facciamo list copy uguale, mettiamoci questo, ok, list copy, questa è una copia della lista che vuol dire che se noi prendiamo l'elemento 0, ok, e ci mettiamo Shazam. Si chiama così, io mi confondo con l'applicazione per se noi stampiamo copia della lista e stampiamo la lista originale, troviamo che le due liste sono, abbiamo una copia a cui abbiamo cambiato un elemento, ma l'originale rimane com'è, cioè l'estrazione del range equivale a creare una lista che ospita gli elementi che fanno parte di quel range. Gli elementi, se sono oggetti, saranno riferimenti, quindi stiamo puntando alle stesse stringhe, quindi di copia della stringa con scritto Batman ne rimane una sola, o meglio Superman e Aquaman. Il primo elemento lo ridefiniamo con un puntamento a una stringa diversa. Quindi se andassimo ad agire su questa stringa la vedremmo in realtà cambiata su tutte e due le liste, ma non possiamo perché le stringhe sono immutabili, cioè la lista per cambiarla quando facciamo un maiuscolo o un minuscolo in realtà dobbiamo creare una nuova stringa con dentro il valore che io sappia. Dovrei vedere se accedendo per indice magari si può fare, non vorrei confondermi con .NET, però facciamo presto a sperimentarlo. Se prendiamo list copy di 1, che è Superman,
Ok, ed è una stringa e gli dico 0 che è il primo carattere e imposto una z, vediamo se si arrabbia in qualche modo. StringJob non supporta l'item assignment, non possiamo cambiare in nessun modo, possiamo pop reverse. È una lista di caratteri fondamentalmente, questa però, cioè, è gestita in qualche modo. Vedo che tutti questi metodi di fatto vanno a produrre una nuova stringa con la modifica, per cui possiamo fare una insert, possiamo fare una pop, però in questo caso andiamo sempre direi a produrre un nuovo valore, quindi facciamo una prova. Tra l'altro non funziona, quindi proprio non è gestito, non si toccano, quindi rimane più o meno come in .NET, cioè da una stringa possiamo chiamare le funzioni per produrre una nuova stringa variata rispetto alla precedente, ma non possiamo andare dentro e ritoccarla in qualche modo, quindi altre cose, no, direi che non mi vengono in mente. Ok, le cose che potremmo vedere in maniera un po' più veloce, no, direi che più o meno le abbiamo, come dire, le abbiamo stressate. Vediamo un altro dei tipi di dati più frequentemente utilizzati in Python, che sono le tuple. Le stringhe sono immutabili. Oh, grazie, finalmente qualcuno che mi dà una conferma. Che è meglio, cioè, quindi grazie a Dario, che tra l'altro benvenuto, è la prima volta che scrive sulla chat, e quindi mi fido ciecamente, perché bastava solo una conferma che mi desse un po', che mi rincuorasse. Quindi grazie per avermi sciolto il nodo. Quindi giustamente sì, l'unico modo che abbiamo è produrne di nuove da quelle esistenti, quindi anche lì bisogna stare un po' attenti. Vediamo rapidamente le tuple, che sono un'altra struttura dati di Python utilizzata, sono dei valori che, stavo per dire, vanno in coppia, ma in realtà non è una coppia, ma possono essere più di uno. E come le stringhe, appunto, già che ci siamo, sono immutabili. Cioè, ci può capitare, ad esempio, mettiamo che vogliamo esprimere delle coordinate, oppure, non so, le dimensioni di un rettangolo, di prendere dei valori e di metterli assieme, uno o più valori, potrebbe essere 2, 3, 10. Ad esempio, vogliamo rappresentare delle coordinate o delle dimensioni tipo di un rettangolo. Abbiamo due valori, altezza e larghezza, e vorremmo preferibilmente magari esprimerli assieme, rappresentarli in una forma, come dire, unificata. Quindi mettiamo ad esempio, allora, 0,5 tuples Python. Come è definita una tupla? Banalmente è definita come in maniera simile a una lista, però si usano le parentesi tonde. Quindi facciamo un chords o coordinate, chiamiamolo chords, ok. Quindi parentesi tonda, e ci mettiamo x e y 200 per 50. Questa di per sé è una tupla, cioè se ne andiamo a stampare e vediamo che cosa esce, puff, semplicemente ci va a stampare il valore. Come per la lista, ci mette le parentesi, quindi il print ci dà sempre suggerimento di qual è anche il tipo di dato con cui abbiamo a che fare. Una volta che ce l'abbiamo, possiamo stampare anche i singoli valori come vale per la lista, cioè questi valori vanno via assieme. L'unica cosa è che sono trattati come un valore unico, ovvero
Possiamo stampare ad esempio il primo e il secondo valore in questo modo. Ok, vedete che viene fuori 250. Però ad esempio non possiamo, se ci proviamo, fare una cosa del genere, invece che 200 usare 300. Che facciamo una cosa così e qua ci dice tuple object non supporta item assignment, cioè quello che possiamo fare è togliere l'indice e assegnare queste coordinate 300,50 se vogliamo cambiare il primo valore, oppure cioè possiamo riassegnare la tupla nel suo insieme, ma non possiamo prendere questi dati e dire ok, cambio il primo singolarmente. Sono oggetti allocati as is e quindi immutabili, quindi se la ristampiamo la vediamo cambiata, ok, però abbiamo cambiato tutti e tre i valori, i due valori. Poi potremmo metterne anche un valore in più, cioè questo è un valore banalmente che esprime più elementi che però vanno via assieme e fanno un tutt'uno inscindibile, quindi una sorta di record monolitico di cui non possiamo cambiare i dettagli, ma possiamo tutto e più sostituirlo con un altro valore che può avere un elemento in più o in meno, perché comunque queste variabili siamo in un contesto sempre di scripting dinamico, quindi li possiamo trattare come vogliamo. Ci lascio magari questo bieco tentativo di cambiare il valore, così. Poi lo lascio commentato così non viene eseguito. E 340, 20. Qui magari abbiamo una Z, che ne so, invento questa cosa. Quindi questa è la definizione di una tupla. Possiamo leggere i singoli valori, quello sì, non possiamo cambiarli se non tutti assieme. Può capitare a volte, cioè quello che in realtà rende questo valore una tupla in maniera abbastanza esplicita è la presenza anche delle parentesi che servono per creare, come dire, un'espressione. Però attenzione che se noi facciamo una cosa del genere, chiamiamola values, adesso facciamo un controllo sempre per essere sicuro di non dire delle minchiate. Ecco, se andiamo a vedere, non è che le parentesi sono sufficienti a creare la tupla, si usa la parentesi perché la parentesi fa da contenitore di un'espressione e Python, che vedendo la presenza di virgole, capisce che noi vogliamo creare un agglomerato di un valore e di un altro. Quindi se io metto le parentesi dentro, metto un solo valore e lo vado a stampare, vedete che qui print values non viene fuori una parentesi delle parentesi con un 300, cioè 300 e basta, perché lui assegna a questa variabile un valore e il valore era chiuso tra parentesi. Quindi la parentesi in realtà che significato ha? Che quando io vado qui e metto una virgola, posso mettere altri valori all'inizio o alla fine, però potrei anche lasciarlo così, così non gli piace, scusate, giustamente. Cioè questa, vediamo se adesso funziona, sì. Cioè lui poi mi fa la rappresentazione, ma in realtà abbiamo sempre, possiamo anche usare length, se non ricordo male, sempre per sapere. Ma se non ricordo, comunque proviamo. Length 2, ok. Adesso stampo, metto anche qualche stringa perché sennò non si capisce nulla di quello che stiamo stampando, quindi così diventa forse anche un po' più chiaro. Ok. E qua ci copio questa roba, così abbiamo un'evidenza di quello che stiamo andando a stampare. Ok, virgola, records, qui la stampiamo di nuovo le coordinate, qui stampiamo gli elementi a lunghezza, qui
Qui abbiamo values, quindi stampiamo values e poi stampiamo length di values e lo mettiamo anche come descrizione così. Ok, vediamo già un po' meglio. Length di values uguale a 1. Vedete che qui da coordinate 2 sostituiamo il valore con questo. La lunghezza diventa 3, definiamo values in questo modo e questo diventa 1. Se tolgo questo, probabilmente non funziona length, probabilmente esatto, perché diventa di tipo intero, quindi è la virgola che sta a simboleggiare che abbiamo un elenco di elementi. Se però ne abbiamo uno solo, mettiamo una virgola e ci fermiamo lì. Questo magari è una cosa un po' strana. Generalmente le parentesi servono per aiutare come dire, la lettura della tupla. Se le tiro via, tant'è che se le tiro via penso che non cambi, esatto, non cambia nulla. Vedete che lui continua a scrivere con le parentesi per indicare che è una tupla 300 e poi mette la virgola per farmi capire sempre che è una tupla, però non c'è niente, il valore è 1, quindi dentro c'è solo questo 300. Chiaro che tuple da un valore singolo sono magari più rare, però di solito sì, non la vediamo dichiarata così, ma può capitare che magari una funzione che ci dà potenzialmente n valori da 1 a n e per quella volta ce ne dà uno, ci dia una tupla con un valore, però è abbastanza raro che ci venga bisogno di dichiarare noi stessi una tupla già letterale con un valore singolo, quindi quello è un po' il. Ovviamente possiamo stampare gli elementi della tupla, quindi possiamo fare for c in chords print c, quindi qui andiamo a stampare for c in chords, così sappiamo cosa viene fuori. 340 20, quindi possiamo enumerare il contenuto al solito modo, la tupla si espone come enumerazione dei singoli elementi che ne fanno parte e ovviamente non li possiamo andare a cambiare. Quindi questo è un po' un esempio, mettiamoci, ci lascio anche magari questo esempio qui, per la parentesi diciamo fa un po', cioè è un po' brutto vederlo così, allora la parentesi aiuta l'occhio a racchiudere, dà l'idea della tupla perché poi si usa la parentesi per rappresentarlo, quindi. Però in realtà è la virgola che sta a significare che qui non c'è un valore solo, ma ce ne sono n potenzialmente, al momento ce n'è una. Quindi possiamo riassegnare, l'abbiamo già fatto, ovviamente non possiamo modificare questi elementi, ma se noi facciamo ad esempio chords list uguale, passiamo la nostra tupla di coordinate al metodo list. List che cosa fa? Fa il solito lavoro. Anzi, facciamola direttamente qui, tanto non dobbiamo. Print, lo metto come descrizione e poi lo metto come istruzione. In questo caso la vediamo esattamente come prima, però ci sono le quadre, cioè adesso abbiamo preso i singoli valori. Li abbiamo enumerati uno per uno, li abbiamo inseriti in una lista che però, essendo una lista, sappiamo già quali sono le caratteristiche che possono esserci in una lista, ovvero la possibilità di andare poi sull'elemento a cambiarlo oppure cambiare il penultimo, aggiungere un elemento. Append 0 e quindi fare vabbè, qui non abbiamo fatto la lista chord list, cioè qui l'abbiamo trasformato in lista, ok, però dobbiamo salvare il riferimento in modo da averci questa lista e poterla trattare. Se no non funziona, se no ci dà un errore perché è sempre una tupla, quindi
list modificata, cioè abbiamo cambiato un elemento e abbiamo, questo forse è un test superfluo perché lo sappiamo che quando abbiamo una lista, una volta che abbiamo la lista, possiamo andare a cambiare un elemento, ad aggiungere un valore, peraltro di qualsiasi tipo, ma anche sulla tupla possiamo fare mixed values, direi che possiamo mettere 10, hello, e poi true, 4.5, qualcosa del genere, e poi mixed values. C'è un po' di problemi con le e viene fuori la nostra tupla con date di tipo eterogeneo, quindi messi però, messi però, come dire, tutti assieme. Quindi questo è utile se vogliamo raggruppare dei valori in un blocco che però rimane, come dire, inalterato. Questo è quanto. Se vogliamo manipolarlo dobbiamo trasformarlo in una lista. Non ho controllato se qui, anche qui funziona il discorso, ma penso di sì, del meno 1, cioè lo stesso discorso che abbiamo visto dell'indice. Tanto non mi ha dato errore, sì, meno 1 il penultimo, cioè 50, funziona. E quindi anche in questo caso vale il ragionamento dell'indice che fa il solito giochino, quindi range non se ne parla. Proviamo la sintassi più semplice per il range. Mi verrebbe da dire che non mi verrebbe da dire nulla, però vediamo. Di range se ne parla forse, però proviamolo così. Il range funziona a tutti gli effetti, però cosa fa? Mi crea sempre una tupla, quindi interessante. Cioè possiamo usare anche qui l'operatore del range che crea una nuova tupla. Tipo qui gli ho detto non ho messo l'inizio, quindi parte da zero. Si ferma a 1 che è il secondo elemento, quindi in realtà partendo da 0 quando arriva 1 esce, l'1 non lo include, quindi di fatto prendiamo un elemento solo. Infatti lui qui mi dà come valore di ritorno, come vediamo, la tupla col primo elemento che è estratto e basta, però è sempre una tupla perché ha le parentesi tonde, quindi l'estrazione del range funziona, ma estraendo da una tupla viene sempre fuori un insieme di valori non modificabili, quindi sempre in ogni caso una tupla, non fa una lista, quindi produce sempre un set di valori fissi che possono cambiare solo assieme e che non possono essere scritti con item di 0 e cose di questo tipo. Ovviamente analogamente non possiamo eliminare un elemento, aggiungerne di nuovi, cioè la tupla è fixed, cioè così nasce e così muore con quel set di valori che gli andiamo a mettere ed è immutabile, possiamo produrne altre, ma non possiamo nel particolare andare sulla singola e andargli a cambiare il valore, che è una cosa anche boh, interessante, potrebbe essere utile per certi versi se dobbiamo fare cose un po' particolari, quindi non vogliamo che vengano alterati e quindi possiamo gestircela così. Direi che per stasera abbiamo dato, direi per oggi in realtà, volendo essere più largo, abbiamo visto un pochino di cose interessanti sempre sulle liste, quindi ci siamo divertiti un po' a ciclarle, a estrarre i range, molto potenti i range come sintassi, quindi mo me ne vado nella mia videata qui. Quindi citando il mitico, anche stasera potremmo dire che sì!
ricordo se lo avevi già spiegato, si possa seguire uno script di fuori di PyScripter? Sì, sì, certamente. Cioè, anzi, PyScripter di default, quando scrive Remote Interpreter, sta già eseguendo qualcosa all'esterno, perché si sta collegando all'interprete, gli sta mandando banalmente, adesso vedo se riesco a, aspetta che vado, torno un attimo qui, provo ad aprire, dov'è che eravamo, con i nostri sorgentelli. Allora, mi tiene tutto. No, poi che cosa vado a fare? Chiamo il terminale, banalmente, vediamo se riesco. Lo chiamo in questo schermo, mi appare sull'altro, non so perché. Allora, no, in realtà siamo in E, CD, ok, abbiamo percorso un po' lungo, però ok, tu scrivi Python e poi scrivi, qual era l'ultimo? Ciclo for, invio e esegui lo script tranquillamente. Quindi questo è il primo script che abbiamo fatto, vedi che ti stampa. Se vuoi lanciare il secondo, quello sui range, qui abbiamo l'output che vedevamo, quindi sì, il fatto di eseguirlo dall'ambiente è il caso eccezionale, ma normalmente questo è il, come dire, è il default, quindi a meno di non pacchettizzare i nostri script in un modulo particolare, noi li lanciamo sempre praticamente da... Chiaro che lanciato da PyScript è più comodo, perché quell'exe di Python è speciale, ovvero ci si può agganciare, si può, come dire, fare un debugging, cioè parla con l'interprete e si scambiano molte più informazioni di quelle che vediamo sul prompt, e quindi è un po' più interessante, diciamo, lanciarlo, interagirci con PyScript, però normalmente lo script lo si lancia da fuori. Chiaro che tant'è vero che immagino, cioè il PyScript come ambiente se lo tiene, diciamo, si carica con i componenti, appunto, Python for Delphi, si carica l'engine, si collega, gli passa delle stringhe da eseguire che possono essere quelle del file oppure la parte selezionata. C'è sempre un ambiente dinamico, quindi all'interprete se gli dice esegui questo, lui te lo esegue, non c'è bisogno di compilare nulla, eccetera. Esternamente l'interprete è appunto python.exe, quindi noi lanciamo quello, gli diamo lo script e lui va dentro e quello che c'è scritto lo fa, e quindi senza particolari problematiche, per cui quello è anzi la normalità. Prossimo argomento, diciamo che ci starebbe bene vedere un po' di if e un po' di logica, quindi abbiamo fatto i cicli for, quello che andrebbe fatto sono un po' di if magari basati sul confronti di valori e combinati magari con i cicli for. In questo modo riusciamo a creare dei costrutti dove indentiamo ancora di più, quindi iniziamo a mettere carne al fuoco, cioè fare comunque dei costrutti un pochino più complessi, vedere magari if, else, elif, tutte queste robe qui, e quindi discriminare già magari in un ciclo for se il valore è maggiore, minore, uguale o non uguale a qualcosa, e mettere un po' di, come si potrebbe dire, di logica booleana. E questa secondo me è una cosa che facciamo abbastanza rapidamente. Ci manca magari, non so se vederli prima o dopo i dizionari, o iniziare a vedere già dell'input, input inteso come chiedere, iniziare a chiedere qualcosa a... Sì, ci sono anche i while, sì ci sono ovviamente tutti, con controllo in testa, con controllo abbiamo. Sì, quindi vedremo anche quelli. L'input inteso come qualcosa inserito dall'utente, quindi iniziare a dialogare anche senza interfaccia grafica con dei valori che gli utenti possono inserire. Quindi direi che secondo me riusciamo a vedere un po' tutto nel prossimo appuntamento. Dopodiché
Quello ci darà un po' anche il pretesto per iniziare a scrivere dei programmelli un pochino corposi e quindi vedere come incapsularli all'interno di moduli, di funzioni, di classi, quindi iniziare a far sì che il codice resti ordinato, magari diviso non su un file unico come abbiamo fatto fino ad oggi, ma su più file, e quindi iniziare un pochino a dare una struttura a dei programmi che non siano così stupidi, anche se fino ad ora sono stati, almeno per me, molto, cioè, sono illuminanti perché ti fanno capire un po' anche come ragiona l'interprete in sé, oltre a prendere dimestichezza con le strutture dati. In poche parole, alla fine impariamo a fare tutto ciò che poi in realtà sfruttiamo, fatto da altri, ovvero altre librerie che ci danno con le strutture dati che abbiamo visto, quindi liste, tuple, dizionari, dei valori, però facendo qualcosa loro. E quindi mi viene in mente il caso di NumPy, delle estrazioni dati, delle analisi. Vedremo se c'è qualche libreria che potremmo utilizzare per fare delle elaborazioni di dati, e quindi otterremo le strutture che abbiamo visto, ma non siamo noi che creiamo la lista delle pizze, ma magari una lista che ci viene da una libreria che ci analizza del testo. Cioè iniziamo a utilizzare le cose che poi in Python sono carine. Però ecco, se una funzione ci dà una tupla, non è che diciamo, oddio, che è una tupla? È una cosa, è un duplo, conosco il duplo che si mangia, la tupla che è, no, cioè abbiamo delle strutture che sappiamo benissimo perché sono fatte in un certo modo, come poi possiamo manipolarle, e se parimenti vengono richieste come input, sappiamo come crearle, quindi siamo a quel punto padroni di fare e utilizzare quello che abbiamo nel linguaggio, che poi è l'obiettivo finale. Quindi magari acceleriamo un pochino, però vedo che comunque da queste sperimentazioni tiriamo fuori un sacco di cose utili con i range, cioè capiamo molto di come funziona e come ragiona anche l'interprete al runtime, che non è una cosa banale, perché poi in caso di problemi è facile riuscire in un certo modo a intervenire, a capire dov'è l'errore, mentre a volte almeno non è criptico, e quindi questa è una buona cosa, l'interprete, quindi è già una cosa molto buona e molto apprezzabile, quindi che si fa usare. Oddio, che ho lanciato, nulla, ok, questo sono, vedevo un faccione, poi alla fine è il mio, quindi non ci sono problemi. Ok, direi che per stasera abbiamo dato, come si suol dire. Stavo guardando se c'è qualcuno che programma ancora quest'ora, ma mi pare di no. Chi è quel pazzo che programmerebbe ancora quest'ora? No, in realtà qualcuno c'è, in PHP, lo seguo da qualche giorno, e comunque secondo me scrive codice molto. Cioè, io detesto il PHP, però ho visto un pezzo di codice che ha scritto ed è rimasto, diciamo, codice pulito, e quindi vuol dire che a volte dipende anche da chi scrive il codice. Quindi ottimo, grazie mille. No, grazie come sempre a voi che siete presenti e quindi mi date una mano a imparare queste cose. Grazie per i saluti, quindi faranno sicuramente piacere. E niente, facciamo il raid su questo canale di programmazione, quindi rimaniamo in questo caso in tema, almeno sperando che non stia per chiudere, che non si sa mai. E intanto noi ci diamo appuntamento alla prossima volta. Se mi ricordo, scrivere su Telegram, però è stato un po' un caso particolare, colpa della conferenza. Ciao di nuovo, buon weekend e alla prossima. Rimanete per il raid e ci vediamo. Ciao a tutti.